Tutto il mondo stava cambiando, anche l'Italia stava cambiando. Era il momento della ricostruzione, era il momento che i giovani andavano via dal sud per cercare lavoro al nord. Poi nel 1969 rinunciamo definitivamente al bergamotto e abbiamo estirpato l'ultimo ettaro di bergamotto e abbiamo piantato il vigneto. Basta pensare che negli anni 80 i due terzi di bergamotto sulla costa erano spariti. Allora, quel giorno ho preso una decisione, ho assunto un impegno vero e proprio. Non potevo stare lì a guardare, non potevo permettere che tutto ciò per cui la mia famiglia aveva lottato, per tutto quello che aveva realizzato, per tutta la società in fondo che aveva lottato per questo prodotto andasse in fumo. I can tell you, as an agronomist, that bergamot tree is really an astonishingly resilient plant. I have never once needed to treat bergamot tree with pesticide. They can be growing in the same garden with lemons. A disease will attack lemons and leave bergamot untouched. I think that the farmers here, maybe, have some of that in their blood too. That toughness. Almeno non senza lottare. Io sentivo dentro di me che ciò che avevamo era prezioso. Mio padre l'aveva definito l'oro verde. E io ho ritenuto che sentivo dentro di me, dentro il mio cuore, che se avessimo lavorato insieme, se avessimo fatto squadra, se noi produttori, trasformatori, esportatori, ce l'avessimo messa tutta, avremmo potuto riportare il prodotto all'età dell'oro.